Il capitolo si apre con Padre Cristoforo che informa Renzo, Lucia e Agnese del fallimento del suo colloquio con Don Rodrigo, ma li esorta a confidare nella provvidenza. Renzo è furioso e minaccia vendetta, ma il frate lo invita alla pazienza e gli chiede di incontrarlo al convento il giorno seguente. Dopo la partenza del frate, Renzo, ancora adirato, minaccia di uccidere Don Rodrigo. Lucia, per calmarlo, acconsente infine al piano del matrimonio a sorpresa. Il giorno seguente Agnese manda il giovane Menico al convento per informarsi, mentre strani individui, tra cui un falso mendicante, in realtà il Griso travestito, si aggirano intorno alla casa di Lucia suscitando inquietudine. La narrazione torna al giorno precedente, mostrando Don Rodrigo turbato dopo l'incontro con Padre Cristoforo. Durante una passeggiata il nobile cerca di distrarsi. A cena il conte Attilio lo provoca riguardo alla scommessa su Lucia, ma Don Rodrigo resta evasivo. Il giorno seguente, Don Rodrigo ordina al Griso di rapire Lucia quella sera stessa. Il Griso organizza il piano, includendo una possibile bastonatura di Renzo. Nel frattempo, un vecchio servitore di Don Rodrigo, venuto a conoscenza del piano, si affretta a informare Padre Cristoforo. Al tramonto, Renzo, Tonio e Gervaso si recano all'osteria dove incontrano tre bravi sospetti. L'oste fornisce informazioni evasive a Renzo, ma è più loquace con i bravi. I tre cenano rapidamente e lasciano l'osteria, seguiti per un tratto dai bravi che poi desistono dal loro intento di bastonare Renzo. Infine, il gruppo si riunisce per attuare il piano del matrimonio a sorpresa. Raggiungono la casa di Don Abbondio dove si dividono. Tonio e Gervaso bussano alla porta, mentre Renzo e Lucia restano nascosti. Agnese si prepara a distrarre Perpetua per permettere ai giovani di entrare in casa del curato. Parliamo adesso delle tematiche. Le minacce di Renzo contro Don Rodrigo si ripetono, questa volta con un possibile intento manipolatorio verso Lucia. Il Griso, capo dei bravi di Don Rodrigo, viene introdotto attraverso un flashback rivelando il piano di rapimento di Lucia. Manzoni lo descrive con ironia, evidenziando la sproporzione tra i suoi preparativi e la viltà dell'impresa. Il capitolo stabilisce un parallelo tra Don Rodrigo che osserva i ritratti dei suoi antenati e una scena simile nel Mattino di Parini, sottolineando però le differenze nell'atteggiamento dei personaggi. Viene rivelata la data della scommessa tra Don Rodrigo e il conte Attilio, collegandola agli eventi futuri del romanzo. L'autore descrive lo stato d'animo di Lucia prima del tentativo di matrimonio a sorpresa, con riferimenti letterari a Shakespeare. La scena del gruppo che si avvia verso la casa del curato richiama ironicamente l'Eneide di Virgilio. L'osteria del paese emerge come luogo di intrighi, ospitando sia Renzo e i suoi amici che i bravi. La figura dell'oste viene caratterizzata per la sua abilità nel gestire le diverse richieste di informazioni, anticipando il comportamento di un personaggio simile nei capitoli successivi. Adesso un piccolo approfondimento. Manzoni presenta l'osteria come un luogo di corruzione e intrigo, contrapposto alla tranquillità domestica. Queste taverne sono tappe fondamentali nel percorso di formazione di Renzo, l'unico protagonista a frequentarle regolarmente. L'osteria del paese è il primo esempio dove Renzo incontra i bravi di Don Rodrigo. L'oste è descritto come un personaggio ambiguo, più interessato ai propri affari che alla giustizia. L'osteria della Luna Piena a Milano sarà un luogo chiave dove Renzo rischierà l'arresto a causa della sua imprudenza e dell'alcol. Qui l'oste collaborerà con un poliziotto travestito, dimostrando ancora una volta la natura pericolosa di questi luoghi. A Gorgonzola, Renzo però dimostrerà di aver imparato la lezione comportandosi con più cautela. L'autore sottolinea come le osterie siano potenzialmente pericolose, specialmente per la curiosità indiscreta degli osti. Alla fine del romanzo, Renzo include tra le lezioni apprese quella di non alzar troppo il gomito, riferendosi alla sua esperienza alla luna piena. Significativamente, l'osteria di Gorgonzola è l'ultima che Renzo frequenta nel romanzo, evidenziando il suo processo di maturazione.